voglia di riscatto, questo è fuori dubbio, una partita che l'abbiamo regalata noi, tra virgolette. La voglia è tanta, incontriamo una squadra esperta, una squadra equilibrata, una squadra che da quando c'è il nuovo allenatore Castori si è nettamente trasformata. Beh, le esperienze delle volte contano. Gli allenatori giovani sono bravi fino a un certo punto, quando c'hanno i giocatori. Quando non c'hanno i giocatori diventano un po' più deboli. Però Castori ha dimostrato e sta dimostrando tutto il suo valore, insomma. Incontriamo una squadra forte caratterialmente, forte con lo spirito, e noi dobbiamo avere questo per poterlo vincere. Sì, sì, ma noi dobbiamo puntare ai tre punti, dobbiamo cercare di giocarla con la cattiveria, con l'agonistica, quella che piace a me, quella che abbiamo offerto anche il primo tempo. Ognuno deve fare le cose che gli dico. Se facciamo le cose che si dice, noi abbiamo sempre fatto i risultati. Se poi qualcuno può pensare di essere professore, uno l'ho già mandato via, allora cercheremo di accantonare i professori, perché noi non abbiamo bisogno di professori, abbiamo bisogno di gente che lotta per questa maglia che è importantissima. Volevo dirti, come sta Matteo Magni? Matteo stamattina si è alzato con uno spirito che a me piace, devo dire che farà parte dei convocati. È ovvio che lui ha avuto questo problema con i denti, direi però onestamente l'ho visto con un appeal diverso, insomma, sui suoi problemi fisici, ecco. Con la grande esperienza che ti appartiene, stai facendo di tutto per creare l'evidenza in queste due partite, cioè l'evidenza sì. Grande emergenza che c'è, aggravata ancora di più oggi dalle squalifiche di D'Angelo e di Paolo. Volevo dirti, immagino che avrai comunque fatto capire a quelli che ci stanno che poi nei momenti difficili, no? Proprio nei momenti così tossici che si vedono. Beh, quello che ho accennato prima, no? Io ho accennato, lo spirito deve essere battagliero, al di là che noi giochiamo a calcio, ma al di là di questo, come hai detto tu, deve essere caratteriale, battagliero, deve essere di Avellino. Se si chiamiamo Lupi, non è che io devo dimostrare il cuore, ma il cuore ce lo devo mettere sul campo. Ma questo non toglie che dobbiamo essere consapevoli anche della nostra forza, consapevoli che secondo me i nostri 29 punti potevano essere molto di più, con un po' più di attenzione, molto meno direi allenatori in campo, perché già c'è un allenatore in panchina che è molto bravo e esperto. Ecco, mister, visto che lei non ha piedi sulla lingua, ha detto non abbiamo bisogno di professori, si riferisce a qualche singolo oppure no. Più in generale? Guarda, tu sei quello che cerchi, io dico questo, che nel mio modo di pensare, nella mia vita, io ho sempre ottenuto le cose senza essere un professore, eppure sono un ragioniere. Io intendo dire tutto nella vita, non si ottiene niente facendo i professori. Ma non è un modo specifico questo dell'Avellino, in tutti i campi, secondo il mio punto di vista. Io non sto cercando polemica, sto cercando solo di dire che nella mia vita io non ho mai fatto il professore. Non so se tu hai fatto il professore,
Io ho zii professori, zii dottori, e io sono sempre ragioniere, presa la ragioneria a 33 anni e me ne vanto anche. I professori. Ah, sì, di professori che vanno via, i professori devono andare, quello che è andato via, Paghera, no, hai detto Molina, ma ascolta, io so come, io, voi mi chiedete di tenere le porte chiuse, le porte aperte, non li terrò più aperte, come faccio a tenere aperte? Io non posso caricare i miei giocatori a modo mio, so come prendere Molina, so come prendere De Magni. Sono modi di gestire un gruppo che voi non... È chiaro che voi fate il vostro lavoro, vi rispetto, ma era un semplice allontanamento perché quello che non ha fatto. A scuola, quando io non facevo bene i compiti, mi mettevano dietro la lavagna e mi picchiava pure sulle braccia. Però non andavo da papà a dire, papà, guarda che mi ha picchiato la maestra, stavo zitto perché la maestra aveva ragione. Ma ho molto rispetto, di dire la verità, è una squadra che ha dei giocatori che io ho già avuto, ha un allenatore di esperienza come abbiamo parlato, e ha anche dei giocatori che ci possono mettere in difficoltà se non siamo concentrati con la testa, perché qui noi dobbiamo guardare a pensare che affrontiamo una squadra sì che in classifica è bassa, ma che c'ha dei giocatori che ti possono mettere in difficoltà. No, ripeto, è tutto come sta Matteo, ma oggi l'ho visto bene, l'ho visto Matteo che piace a me, insomma. Quando io cerco di caricare i miei giocatori a modo mio, e voi interpretate sempre le cose all'inverso, no? Perché voi fate i giornalisti... Ma Mosina... Sì, ma io lo sto dicendo, no, l'ho detto. Il rapporto tra noi e te è sempre stato anche in forma di collaborazione, le critiche ci sono, però è di grande rispetto da parte di entrambi. Ci tengo a sottolineare che è stato raccontato il fatto perché l'ha raccontato, però spieghiamo però io non... una tua metodologia di lavoro. Ma io gliel'ho detto, stamattina l'ho detto. E chi vede quei allenamenti? Quindi noi qualche... non farei mai a... No. No, ma io, difatti sono una persona molto equilibrata su questo. No, perché quando dici che non ci fai vedere... Ma... Ripeto, non abbiamo no, litigato, abbiamo detto... No, ma è giusto che voi scrivete, però c'è modi e modi, non da parte... Ho letto alcune cose che mi hanno dato fastidio, però al di là di questo... non lo so perché non si firmano si firmano se si firmassero, ma al di là di questo voi potete fare quello che volete, le porte non le chiederò perché è un detto della società, la società è quella che comanda, ma in campo comando io, punto. Vorrei precisare questo. È ovvio che un giornalista vede che io allontano un giocatore che non fa bene una diagonale, lo allontano, ma non è che l'ho allontanato, vai a quel paese, gli ho detto accomodati fuori, perché volevo una massima attenzione, perché noi veniamo anche da una sconfitta, insomma, voi dovete mettervi conto che io vengo da una sconfitta di Foggia, dove è stata regalata da parte nostra, allora non è... io sono uno che gestisce il gruppo e so gestirlo. Poi se poi qui
enfatizziamo molto tutto, faremo, enfatizziamo. Ma io... Ma... non serve a niente perché c'è chiunque, c'è comunque qualcuno che è dato indietro dalle notizie all'esterno. Ah, sarebbe il caso di tornare sulla partita di domani. Cioè, sì, ma guarda, io sono talmente avvaccinato che tu hai ragione, ma le porte devono essere aperte perché io credo che uno deve lavorare. Il pubblico deve essere vicino ai propri sostenitori. È ovvio che delle volte un allenatore, permettetemi, anche noi ci arrabbiamo con i prossimi figli quando delle volte succede, insomma, non, ma noi andiamo avanti uguale, il mondo va avanti anche senza Novellino. Ma le assenze, quelle che sapete, questo Cabezas lo portiamo sperando che lo stiamo recuperando sotto l'aspetto fisico, no? Perché sta facendo un po' fatica. Intanto si inserisce col gruppo. Il resto sono quelle che voi sapete, insomma. Sono quelli squalificati. A me mi rammarico molto quello di Gavazzi, perché... A me piace giocare con sottopunta, che non do di riferimento, però domani vediamo, ecco, vediamo un attimino come sta Matteo, vediamo un attimino come... Io voglio una squadra consapevole del proprio momento, della propria forza, insomma, ecco. Ma è tutto... Io potrei schierare anche Falasco, schierarlo. È tutto da vedere un attimino come domani mattina io parlo con Matteo, se la sente c'è un modo diverso, se non se la sente c'è un altro modo, ecco. Mi hanno detto che sei una bravissima cuoca. È vero, Annibale? Allora ci facciamo invitare, Annibale. La seconda domanda, se c'è qualcosa che temi più dell'emergenza, degli infortuni, c'è qualcosa che hai capito, che hai notato? C'è la nuvoletta di Fantozzi. A me non piacciono le chiacchiere, a me piacciono i fatti. Io... le chiacchiere stanno a zero, io devo far punti. Io guardo il mio lavoro, il resto non... è ovvio che l'unica cosa che mi dà fastidio onestamente è che questa squadra, veramente se con un po' più di attenzione noi eravamo una classifica molto diversa, ecco, questo è quello che mi dà fastidio. Ah, Cabezas, non ho risposto su Cabezas, no, Cabezas lo stiamo recuperando. Stiamo cercando di farlo inserire piano piano, sperando di... E poi è ovvio che i dottori me l'hanno messo a disposizione oggi, e oggi è convocato, vediamo domani, insomma. Ecco. Se invece per quanto riguarda Rizzato, che quando c'è stato, poche volte purtroppo per lui e per l'Avellino, ha fatto sempre molto bene, il suo recupero è completato, si può considerare di quello utilizzabile da più... Sì, a Foggia no, per me non era pronto, ora è pronto, vediamo, o lui o Falasco, vediamo un attimino. E un'altra cosa che volevo chiederle riguarda Vajushi, che è un giocatore del quale ha mostrato gradimento esterno o trequartista, lei come lo ha inquadrato in questi primi giorni che va a disposizione? Ma è uno molto rapido, svelto, che ci può dare una mano, insomma, è un giocatore... che devo ancora trovare un certo equilibrio, deve conoscere un attimino anche l'ambiente stesso, però è uno veloce che ci può dare una mano. Ecco. Un'ultimissima domanda, un po' ha parlato del Cesena, personalità, squadra di Mendile come allenatore insidioso, c'è anche Suager da ex, ha parlato di team
non ha funzionato, cosa non è andato benissimo con Suárez? Spiegavo anche un po' l'epilogo. Che cosa non è andato bene con Suárez? Il motivo per cui Suárez alla fine si è scelto. Ma è stata fatta una scelta della società, no? Di puntare più su Kredić. Suárez è un bravissimo ragazzo, con noi si è comportato alla grande, è un giocatore che dove andrò lo accoglierò a braccia aperte se ho la possibilità di prenderlo, perché si è sempre comportato bene. Si è fatto solo una scelta perché avendo già due centrali dell'Atalanta, e l'Atalanta ci ha chiesto di puntare su uno su un altro, che io ho puntato sul più giovane, ma il rapporto è sempre stato molto ma molto buono.